Buonasera a tutti, benvenuti al mio consueto appuntamento quindicinale, un appuntamento dove eh, analizzerò alcune delle notizie apparse in questi 15 giorni, notizie che riguardano il mondo del lavoro, non solo, ma il, il mondo di quella parte del mondo. Oggi viene fuori la notizia che l'1% del mondo ha la ricchezza totale del 99%. Quindi eh, cioè detiene tanta ricchezza quanto il 99% della popolazione, quindi l'1% detiene il 99% della ricchezza. E, mh, è un po' lo slogan di Occupy Wall Street, quello, uh, questo: no, noi siamo il 99%, cioè in pratica quelli che poi eh, creano la ricchezza. È un argomento che mh, è apparso mh, sui giornali, ma poi, come sempre, ci si dimentica velocemente: presi un po' da questa campagna elettorale un po' schizofrenica, no? Tutti mh, promettono, tutti ci tagliano le tasse, e via, ma comunque è una cosa che poi magari ne parleremo eh, più avanti, ma eh, quello che um, questa, eh, in questi 15 giorni, la notizia che secondo me è più importante è quella dei morti eh, sul lavoro. Eh, L'altro giorno sono morti eh, tre persone, poi il giorno successivo un'altra e poi un'altra ancora, e sono notizie che poi. Mh, eh, passano e, e vanno e nessuno poi si ricorda di questi morti per, per il profitto. Eh, sono andato a ricercarmi alcune notizie, alcune notizie dall'Inps, le ho trovate sulla Repubblica online del 30 novembre del, 1900, del 2017, scusate, eh, perché i dati di fine anno non sono ancora usciti dall'Inps e eh, per capire quanti morti eh, sul lavoro c'erano stati dal 1 gennaio a novembre, eh, e i dati erano riferiti ai primi dieci mesi dell'anno. Purtroppo diceva la, la Repubblica del 30 novembre che i decessi sono stati 864. Eh, mentre le denunce per infortuni sul lavoro in crescita del 7%. Se noi calcoliamo 864 diviso 365 giorni, quindi non ho fatto la media dei, due, eh, dei 244 giorni lavorativi come prevedono i contratti, ma durante tutto l'arco dell'anno, 365 giorni, abbiamo una media di 2 morti e 3. Al giorno, Quindi in pratica è una, è una strage, è una strage silenziosa, la chiamano eh, vengono chiamate le morti bianche, ma in realtà sono dietro quelle persone ci sono famiglie, ci sono delle, delle persone che soffrono per, uh, perché viene mancato un uh, una, una persona, ma di questo se ne parla molto poco, come non se ne parla degli infortuni sul lavoro, che è una, un po' una strage, uno stilicidio, quelle persone che poi magari rimangono invalidi. Ma facciamo un po', vediamo un po' i fatti. E poi se le sommiamo, sono una cosa spaventosa, nel 2015 i morti sono stati 988, nel 2016 850, nel 2017 quindi nei primi dieci mesi erano 864. Beh, se sommate sono quasi in tre anni, sono 3.000 persone che se ne sono andate per... Ehm, eh, per il, eh, per il capitale, per il profitto, per creare questa ricchezza che viene detenuta dall'1% della collettività. Ma eh, questo adesso servono pochi piagnistei, il eh, fatto che chi ha più o meno eh, messo di sicurezza, servono in regola, eccetera, i colpevoli poi eh, si cercano, in realtà il colpevole è uno solo. È il sistema di produzione, è il sistema, per esempio, eh, che porta alla incertezza sul lavoro, alla precarietà del lavoro, quindi sei ricattabile come ultima persona, no? se non fai quel lavoro, chissà, magari lo perdi o, o alla fine del, del contratto non lo rinnovano più e quindi ne assumono un altro quindi sei sempre costantemente eh, sotto ricatto e eh, sintetizza molto bene un articolo di, eh, del manifesto del, del, di venerdì 19 gennaio dove dice aumento record del lavoro a termine quindi eh, sempre più job act sempre più lavoro precario quindi sai se eh, vai a lavorare eh, però poi questo lavoro è a scadenza e vorrei vedere chi, sotto la minaccia che el, non venga più rinnovato, se sta attento a tutte le misure o se eh, chiude un occhio eh, per far più presto, per lavorare di più, per eh, essere più, eh, come chiedono sempre, più produttivo, più efficiente. Quindi, ammazzarti proprio nel caso di dire, di ammazzarsi sul lavoro e di lavoro. Allora diceva uh, aumento del record del lavoro a termine e crollo del 30% dei contratti a tempo indeterminato, quindi un terzo del de, dei nuovi contratti ehm, sono a tempo determinato. L'Inps ribadisce il fallimento della Job Act e certifica il 2017 come l'anno della precarizzazione. Ecco, eh, e questo è il rapporto de, eh, um, uscito proprio... Uh, del, de, dell'Inps è uh, uscito uh, quindi giovedì 18 perché i giornali lo riportano eh, venerdì eh, 19 gennaio uh, questi, questi dati ecco eh, non, non sono uh, slegate queste due informazioni e queste due notizie sono un tutt'uno come la notizia per esempio, dei gig economy, cioè dei lavoretti, eh, vorrei vedere no? Per esempio, che, eh, questi dei lavoretti che portano le pizze o, o, o quell'altro piccolo lavoro che viene eh, inventato no? pur, di, mh, eh, pur di, di aumentare il profitto, no? quindi aumentando la precarietà. Quanti incidenti ci possono essere o ci, o ci, o ci sono? Eh, il salario che eh, è crollato, i salari del, eh, dei lavoratori in generale. No? Quindi tutto questo è collegato alla fame di profitto che eh, ha questo sistema ormai in crisi e ormai che viene tenuto in piedi dal, da, dalle banche no, che gli danno come una droga, gli pompano sempre denaro attraverso il, uh, la banca centrale, in questo caso europea, no, che è il quantitative easy, e che eh, pompa denaro a costo zero e anche oggi c'era una notizia, che insomma poi la leggiamo, no, ehm, anzi la leggiamo subito dove eh, si dice che la preoccupazione eh, del fatto che eh, queste, eh, questa emissione di denaro eh, porterà a delle bolle eh, speculative. Infatti dice che il, il Fondo Monetario Internazionale eh, no, aspettate che adesso la trovo subito, dove si dice che, ehm, che in pratica con... Eh, con questo eh, sì, eh, c'è questo trend positivo, ma siccome è un andamento ciclico bisogna stare attenti a, a dire che siamo usciti dalla crisi, proprio perché anche questa iniezione di denaro eh, dalla parte della Banca Centrale Europea e da una parte, il Fondo Monetario Internazionale, da, dall'altra eh, c'è una marea di denaro che gira per il mondo e, e è sottoposto a speculazioni. Ma un'altra notizia: poi si legge anche che Telecom vuole eh, mandare a casa attraverso varie misure. 12.000 uh, lavoratori, 12.000 e non uno, per uh, riassumerne poi solamente come il turnover attraverso il turnover, cioè rimpiazzare ehm, questi 12.000 con 2.000 uh, lavoratori. Poi magari questi 2.000 lavoratori sono a contratto a tempo determinato, sono, quindi avranno le agevolazioni che il governo dà a chi assume eh, le persone e Quindi sono un po' a costo, a costo zero. Quindi, il, ehm, gli incidenti sul lavoro vanno visti globalmente, non vanno visto soltanto il singolo eh, evento, perché il singolo evento ci porta poi a furviare eh, quali sono le ca quali sono le cause no, che portano a questi incidenti. E, in questo su questo vorrei leggere un un volantino che ho trovato sul, sulla rete che è molto interessante e, e dice tre operai morti uno in fin di vita due salvi per un soffio e riguardavano proprio uh, questi incidenti sul lavoro che ne parlavo prima in una piccola fabbrica metalmeccanica alle porte di Milano l'ennesimo bollettino di guerra quotidiano di un massacro quotidiano miniere e ponti in costruzione che co crollano Roghi in fabbrica, petroliere e piattaforme petrolifere in fiamme, impalcature di cantieri che si afflosciano, amianto che uccide giorno dopo giorno, malattie professionali che fiaccano i corpi. Sindacati e forze politiche esprimono il loro cordoglio. Sì, costituiscono parte civile, promettono indagini a tappeto, forse anche bontà loro proclameranno un qualche scioperuccio con relativo corteo funebre e discorso di circostanza balle. Il loro compito da tempo, quindi il compito dei sindacati e dei politici, è immemorabile, non, eh, loro, il loro compito da tempo immemorabile è più quello di organizzare la difesa delle condizioni di vita e di lavoro dei proletari, ma di seppellire pure il ricordo di coloro che sono stati calpestati e uccisi in nome del profitto. Non si parli di fatalità, non si parli di legge male applicate, non si parli di risorse insufficiente, non si parli di errori umani o di morti bianchi, è tutto un modo di produzione che va buttato nella pattumiera della storia, perché lì, nei ritmi del lavoro, nella corsa del profitto, nei tagli alle spese improduttive, nello sfruttamento quotidiano della forza lavoro, lì sta la ragione, da 300 anni a questa parte di quell'omicidio di massa che ha nome, incidente sul lavoro e che meglio sarebbe chiamare omicidio di lavoro. Gli operai, i proletari devono tornare a rendere le proprie condizioni di vita e di lavoro con la lotta, la lotta aperta e senza sconti, in sofferenza di ogni se, di ogni mai, soprattutto di ogni limitazione, di ogni condizionamento di ogni regolamentazione. Devono tornare a mobilitarsi e a organizzarsi territorialmente i sofferenti delle gabbie che i sindacati ufficiali e partiti democratici costituiscono ogni giorno sulle pelle loro e delle loro famiglie. La difesa è necessaria e urgente, ma non basta. Ciò che deve tornare ad animare queste lotte indispensabili è la consapevolezza. Che o ci si prepara ad abbattere questo sistema fondato sul profitto e sull'assolutamento, miseria, disoccupazione, precarietà, malattia e morte, oppure questa guerra quotidiana contro i lavoratori continuerà imperterrita a fare vittime. Ecco, questo Volantino sintetizza un po' il, il pensiero, anche il mio, no? eh, su come si può e si deve fare per difendersi da queste, da queste morti eh, su, sul lavoro. Ma è la, ehm, è la sintesi generale di questo sistema che non ha più niente da dire, ma è un sistema che ehm, succhia no, il sangue dei, dei lavoratori eh, per, eh, come un vampiro per poter vivere. Altra notizia che ho trovato sulle. che se ne è parlato, ma mi interessava un po' approfondire e un po' mettere il, la pulce sull'orecchio, è quella dei vaccini. Allora eh, sì, ci sono stati due schieramenti, dove uno dice uno schieramento no ai vaccini perché farebbero male, chi invece, come il, il, eh, il governo, la ministra, no? ne ha messi 10 obbligatori, quindi eh, qui si salva la salute dei cittadini, gli altri. Mh, eh, che sono contrari, dicono no, non, se, non sappiamo che cosa fanno, eh, e poi c'è la terza posizione della libera coscienza del, eh, di, di vaccinare o meno le persone. Allora, un punto fondamentale è questo, la scienza oggi è in mano a chi? Allora, c'è una verità oggettiva, c'è una verità oggettiva che eh, studia gli, gli eventi che capitano, e, eh, però non è vero che chi guarda o fa l'esperimento no, è assettico, vive in questo ambiente. Eh, anche la scienza è, eh, è permeata da questo modo di pensare l'esempio è banale, quando voi sentite per televisione che c'è stata una nuova scoperta, la prima cosa che lo scienziato, lo scopritore dice è che questa, questa scoperta può portare a costruire o a fare questo che sul mercato eh, può, si può guadagnare, eccetera. Allora, il problema è del guadagno o il problema è di fare qualcosa che è alla fine questa scoperta valga per l'umanità. E poi la scienza, la scienza che oggi noi, noi abbiamo, che viene considerata da Galileo in poi, la scienza sperimentale. Cosa vuol dire? C'è un problema, io lo guardo, eh, cerco delle soluzioni no? come risolvere questo problema eh, sperimento quindi la scienza nostra è sperimentale no? sperimento guardo se eh, le mie supposizioni erano giuste e quindi si comporta in quel determinato modo poi a un certo punto quando oh, sono convinto che, ehm, che vada bene eh, do delle soluzioni no? in realtà e in questo sistema si guarda soltanto quel settore non si guarda il settore in generale, l'uomo in generale, l'ambiente in generale, siamo un tutt'uno, non siamo una piccola porzione. Quella piccola porzione è le polveri sottili. No? È stata bellissima. Il motore a scopio è, uh, è una scoperta il motore a scopio, no? come funziona e via dicendo. però Nessuno si è posto il problema il motore a scoppio: che cosa fa, eh, cosa produce, eh, che cosa poi ne eh, eh, viene fuori dalla, dalla produzione, eh, dalla combustione de, de, dei motori. No, questo non era un problema in quel momento del, dello scienziato che ha fatto ricerca. La ricerca era sul motore. Altro esempio, le medicine. Eh, allora, eh, cause dei mali, eh, uno dei cause dei mali è soprattutto lo stress da lavoro, eh, dato dalla eh, frenesia del lavoro, dall'aumento dei ritmi dei carichi di lavoro, allora la medicina si preoccupa no, di dare dei surrogati a queste persone che sono stressate, sono, eh, sono, non ce la fanno più sul lavoro, gli danno delle medicine, i Prozac o altre cose contro l'ansia per le prestazioni eccetera guardiamo anche per televisione il fatto che ci sia eh, un sacco di pubblicità sulle medicine perché stai male bene prendi la medicina e stai subito bene non ci si preoccupa se quella medicina poi alla fine può creare qualcosa che è peggio del uh, del, del raffreddore, ecco tutto così, tutto settoriale. Invece la scienza dovrebbe essere quella che osserva, e qui ci vuole molto più tempo: che osserva, catalizza, eh, come facevano una volta in, uh, i, i, i greci, no? si osserva cosa, facendo una cosa, che cosa produce in generale, ma questo ci vuole tempo. Nel sistema di produzione che viviamo oggi, che è frenetico no? per il profitto, non c'è tempo per sperimentare non per sperimentare scusate per vedere gli effetti generali che può fare sulla specie e sull'ambiente una, um, una produzione basata su una scoperta, no, siamo tutti pezzettini no, che, eh, non è detto che tutto un pezzettino può eh, alla fine messo insieme fa l'uomo, non è vero, l'uomo è tutto un insieme, è tutta una cosa che va Uh, vista globalmente. Ecco eh, quindi nella scienza che oggi è in mano alla società borghese, la scienza non può essere vista così o pro o contro i vaccini eh, o pro o contro o qualcosa, qui eh, l'obiettivo è quello di abbattere un sistema che, perché qualsiasi cosa venga scop viene scoperta, viene vista per Fare soldi, cioè per il profitto, la specie umana, l'ambiente, il generale viene, non viene considerato. Ecco, eh, urge quindi, come per i morti sul lavoro, come gli incidenti sul lavoro, come tutti i peggioramenti che ci aspetteranno nel, nel futuro, le bolle speculative che scoppieranno, urge cambiare sistema. Questo sistema ha finito di avere una. Um, un vantaggio per, lui, che per la collettività. Questo sistema ci sta uccidendo tutti, sia sul lavoro sia uh, sulla salute e da tutte le altre parti. Ecco, questo vorrei vo lasciare questa riflessione dicendo che ehm, questo sistema ormai ha finito uh, i suoi giorni, però uh, bisogna anche essere convinti di riuscire a uh, cambiarlo, altrimenti rimarremo qui eh, sempre a, a parlare di morti sul lavoro a parlare di medicine che eh, non funzionano e via dicendo anche per questa, per questa puntata ho finito vi ringrazio per l'ascolto e a ricentirsi fra 15 giorni ciao a tutti